Bentornati amici di Telegolfo, siamo ancora qui ad Overtime a raccontarvi tutto quello che è successo nel mondo sportivo che riguarda le squadre del nostro territorio. Apriamo come al solito con il calcio, dove in Serie D il Fondi ha toppato nella seconda uscita stagionale. È uscita sconfitta la squadra di Pochesci 2-0 sul campo del Taranto, con le reti di Improta e di Alvino tutte nel secondo tempo. Il Fondi si trova quindi ancora una volta a dover rincorrere le squadre di testa che da 7 si sono ridotte a 6, perché compreso il Taranto, Francavilla, Nardò, Isola Liri, Pomigliano e Virtus Francavilla si trovano ancora a 6 punti a punteggio pieno. E il Fondi adesso dovrà andare a giocare la settimana prossima contro il Serpentara, neopromossa a 0 punti, in cerca di riscatto per trovare i primi punti stagionali. Non solo Serie D, andiamo avanti, l'eccellenza, perché è entrata finalmente nel vivo anche questa stagione le squadre in particolare di Gaeta, Minturno e Itri. Andiamo a parlare proprio del Gaeta, che dopo aver vinto nella prima uscita stagionale 4-2 in una partita scoppiettante contro il Città di Minturno, è uscita sconfitta sul campo del Corleferro 3-2. Due volte passata in vantaggio la squadra di Melchionna, si è vista rimontare il punteggio e poi uscire sconfitta dal campo ospite. E noi andiamo a vedere il commento di Erasmo Lombardi. Prima sconfitta del campionato per il Gaeta nella partita contro il Colleferro, una sconfitta incredibile maturata dopo essere stati per ben due volte in vantaggio. Partita che iniziava bene per i biancorossi, che già al primo minuto con Fanelli solo davanti al portiere avevano la possibilità di passare in vantaggio, ma Petrucci respingeva. Dopodiché il Gaeta, che si impadroniva delle chiavi del gioco, al decimo con Marzullo sul calcio di punizione passava in vantaggio. Il Colleferro si gettava immediatamente in avanti e dopo soli tre minuti pareggiava con il centravanti Compagnoni dopo un'incursione di Fazzi sul settore di sinistra, destra della difesa del Gaeta, che ha sbandato paurosamente nel corso di tutto il match. Il Gaeta però immediatamente, un minuto solo appena dopo il pareggio, riportava in vantaggio con Bellucci che sul calcio d'angolo colpiva di testa e insaccava. Neanche a dirlo, palla al centro, pallone in avanti, ancora un'incursione di Fazzi sulla sinistra, palla al centro come dicevamo e gol di Romondini che pareggiava praticamente dopo un quarto d'ora di gara già 2-2. A questo punto il Gaeta aveva una esitazione, ritirava indietro il proprio baricentro, il Colleferro attaccava per tutto il resto del primo tempo e al 37esimo lo stesso Romondini, ex Roma ricordiamo, un calciatore che certamente non ha bisogno di presentazioni, trovava con un tiro da lontano e con la collaborazione del portiere testa del Gaeta il gol del definitivo 3-2. Nella ripresa Gaeta tutto cuore generoso che si gettava in avanti e arrivava ben a segnare due reti, entrambe probabilmente regolari, la prima annullata per un presunto fallo in area di Longobardi, la seconda per un inesistente fuorigioco di Petronzio che veniva da dietro su un cross di Marzullo dalla destra, colpiva di testa mettendo il pallone in rete, ma l'arbitro, su segnalazione dell'assistente De Vellis di Frosinone, annullava la rete, incredibilmente, tra la rabbia dei tanti tifosi del Gaeta presente al Colleferro. Poi ancora un paio di grandi occasioni, in particolare una con Fanelli che da un metro batteva a botta sicura, ma trovava ancora le braccia protese di Petrucci. E quindi la gara terminava 3-2 con tanta amarezza per il Gaeta, che però deve certamente rivedere qualcosa sul piano tattico. La squadra è apparsa slegata, una grande prima linea, ma un centrocampo e una difesa che non hanno fatto in pieno il loro dovere, probabilmente non tanto per difetto degli interpreti, ma per mancanza
di calciatori del ruolo adatto alle esigenze della squadra, una squadra che va rivista certamente, come detto, nel reparto arretrato, in quello della mediana. L'attacco non ha bisogno di nulla, ancora una volta quattro reti segnate, un palo, un paio di parate clamorose del portiere fanno del Gaeta una squadra con un grande potenziale offensivo, ma troppo fragile in difesa e a centrocampo. È su questo che si dovrà discutere, soprattutto piuttosto che sui due gol annullati che possono rappresentare un alibi che in questo momento del campionato potrebbe essere più un male che un bene. Dunque, a Gaeta, allo stadio, Colleferro, lo stadio Caslini, Colleferro batte Gaeta 3-2 e l'appuntamento è a domenica prossima per la partita con il Nettuno. Cercherà di ritrovare il giusto cammino la squadra di Melchionna nella prossima in casa contro il Nettuno che ha rimediato due pareggi nelle prime due di campionato. Passiamo oltre e andiamo a vedere la prima vittoria stagionale proprio del Città di Minturno Marina, la squadra che, come abbiamo appena detto, è uscita sconfitta nella prima stagionale a Monte San Biagio contro i ragazzi di Melchionna. I ragazzi di Pernice hanno trovato riscatto contro il Lido dei Pini, squadra che aveva offerto un principio di rivelazione del campionato dopo aver vinto 2-0 nella prima di campionato. E alle due reti di Martino si è intervallata quella del pareggio di Drago, giovane giocatore della squadra ospite, ma la squadra di Pernice è riuscita a rimettersi in carreggiata e a portare a casa i primi 3 punti stagionali nel fortino del Caracciolo Carafa. Noi andiamo a vedere le interviste realizzate proprio all'allenatore del Minturno e ai giocatori coinvolti nella partita, realizzate da me e per la regia di Giuseppe Capuano. Eccoci qua con Mister Pernice. Mister, è arrivata la prima vittoria stagionale, vi siete riscattati dopo la sconfitta nel primo posticipo di questo campionato. Il Carafa si conferma il vostro tesoro più grande. Sì, però ripeto, quest'anno abbiamo cambiato delle situazioni, quindi per noi era il primo esame dentro casa. E al di là della situazione di gioco che abbiamo espresso sulla prima, penso un quarto d'ora, 20 minuti, poi abbiamo concesso qualcosa su una palla inattiva laterale dove abbiamo fatto un grosso errore. E quindi la squadra è esperta comunque loro. E quindi abbiamo dato la possibilità di fare l'1-1 e qualche equilibrio l'abbiamo perso, però siamo stati bravi a rimetterci in condizione della partita. Effettivamente dopo il gol del pareggio è arrivato già dopo qualche minuto che la squadra avversaria aveva cominciato a prendere le misure e poi avete lasciato praticamente loro il campo quasi fino alla fine del primo tempo. Siete riusciti però a ritrovarvi nel secondo, a trovare un gol di una vittoria importantissima. C'è ancora molto da lavorare, sappiamo che la squadra è stata rimessa praticamente a nuovo in estate. Sì, l'abbiamo già detto, noi da questo punto di vista siamo già mentalmente pronti a capire che dobbiamo lavorare tanto, soprattutto sulle fasi di metterci a posto durante una situazione che non è più quella che hai allenato durante la settimana, per cui devi essere bravo a rimetterti in condizione di poter fare quello che riesci a fare in casa. Però attenzione, bisogna dare anche merito alla squadra avversaria che ha fatto un'ottima partita. Ci ha dato più di qualche fastidio, poi ripeto, sulla carta loro hanno giocatori importanti, al di là che sono stati ne promossi. Tutto sommato penso che sia stata una partita, al di là di qualche episodio di contestazione, palla mia, palla tua, però anche una partita molto corretta. Dobbiamo essere bravi pure sulla gestione dei cartellini. Alla fine di partita abbiamo perso un po' qualche controllo perché dobbiamo essere più concentrati pure sugli spintoni, queste cose qua che ti portano sulla fase dei 90 minuti, ti riescono a far perdere la testa e noi non dobbiamo assolutamente cedere. Abbiamo visto più di una volta proprio Sica andare a prendere di peso Stefano Cenerelli, già ammonito, che tante volte si è trovato in situazioni di scontro con degli avversari. Noi sappiamo che il problema potrebbe anche essere il tanto dispendio di energie sotto un sole che picchia, magari fa perdere la concentrazione, è una cosa che forse non potete permettervi ancora in questa prima fase di campionato. Sì, è giusto, quindi soprattutto in casa devi avere un attimo più di tranquillità perché chiaramente sulla parte alta loro hanno due difensori centrali che comunque hanno esperienza, quindi ti inducono poi a far perdere la tranquillità, però sulla parte difensiva dove abbiamo i giovani, là che dobbiamo lavorare soprattutto di più perché oggi abbiamo schierato una difesa praticamente, eccetto il capitano Siga, con i 3 ragazzini dietro che secondo me si sono comportati bene. Poi abbiamo fatto dei cambi in corso di partita, abbiamo portato Bacio da una parte e Gatti dall'altra, che nonostante che sono due sinistri naturali si sono adattati benissimo. Quindi sono indicazioni secondo me che ci possono far crescere. Però ripeto, dobbiamo anche mettere a posto le diagonali, dobbiamo mettere a posto il controllo in mezzo al campo.
e anche il centrocampo deve fare un dispendio di energie minore, perché correre così a vuoto non sempre poi ti dà la possibilità di fare le partite dentro casa in una certa maniera. Quindi, però oggi vincere era importante per creare l'entusiasmo per andare avanti. Due piccoli temi su questa chiave di lettura. Il primo riguarda una cosa di cui abbiamo parlato con lei nella partita precedente. Avete avuto l'opportunità di vedere andare in gol due nuovi acquisti. Oggi invece si riparte da quella che era una vecchia certezza, che la doppietta l'ha fatta Martino, quindi questa integrazione tra i nuovi nel vecchio gruppo. Il secondo tema invece riguarda quello di cui forse lei è stato un po' tacciato nel corso degli anni, di un integralismo tattico, e alla fine non vediamo più, perché la seconda partita che lei cambia modulo in corsa, oggi abbiamo visto un 4-3-1-2 se non vado errato, e poi un 4-4-2 nel finale. Sì, è giusto. E quindi quando parliamo di adattarci alla situazione è questo, allenarci alla situazione, perché, ripeto, in questo campionato non sempre tu alleni la tua squadra in modo tale che riesci e vuoi fare quello che vorresti. Devi metterti in condizione di saper supportare e reagire sul modulo della squadra avversaria. Questo è il concetto, diciamo, di crescita totale. Noi l'abbiamo provato a fare in diverse situazioni, siamo ritornati poi sulla parte finale addirittura con doppio mediano, quindi si cresce da questo punto di vista e chiaramente dobbiamo essere bravi a crescere durante le partite e in fretta. Anche oggi, se poi facciamo un salto indietro con la Moviola, abbiamo avuto due occasioni subito dopo l'1-0 con Cenarelli, ma quella più ghiotta con il ragazzino signore Signore. che si è fatto prendere dalla foga e con l'1-1 contro il portiere si è fatto improvvisare, come si suol dire. E basta mettere la palla dietro, ma avremmo visto sicuramente una partita diversa sulle ripartenze. Si cresce, il Minturno vede crescere anche un dato che vi ha dato un po' di tormenti l'anno scorso, due partite, quattro gol, una media di due gol a partita. Sono questi i punti da cui partire per la prossima sfida, e vi vedrà un'altra trasferta contro il Palestrina. Sì, vabbè, poi è chiaro che i risultati e i numeri nel calcio hanno una certa importanza, però noi dobbiamo sempre, secondo la mia filosofia, cercare sempre di fare un gol in più per sopperire poi alle mancanze che abbiamo. Ne puoi prendere pure quattro, basta ne fai cinque, quindi alla fine. Filosofia zemmaniana. Sì, non posso non abbandonare questa filosofia. Eccoci adesso invece con Flamini, il capitano del Lido dei Pini. Oggi se avete giocato una buona partita, avete soprattutto nel primo tempo e nell'inizio del secondo quasi dominato il campo, avete trovato il gol del pari, avete gestito il risultato, poi magari gli episodi vi hanno dato un po' contro. Come commenti questa partita? Sì, sapevamo che comunque era un campo molto difficile, sia per le condizioni che comunque per l'ambiente. Stavamo ad affrontare una buona squadra, gli episodi hanno fatto la differenza. E siamo stati un po' ingenui sul secondo gol loro. E potevamo sicuramente gestire meglio, era un'azione d'attacco per noi, un fallo laterale in attacco appunto. E abbiamo preso una ripartenza, forse dobbiamo stare un po' più attenti. Però vabbè, ripartiamo insomma da domenica prossima. Abbiamo visto in campo il Minturno cambiare più volte l'assetto tattico in cerca proprio dello schema giusto per farvi male. Il Minturno ci è riuscito, voi invece siete rimasti un po' fissi sulla vostra idea iniziale. È stato un po' un vostro limite quello di non riuscire a cambiare in corsa per sistemare un po' le idee. Sì, noi abbiamo la nostra identità già da qualche anno e cerchiamo molto il fraseggio, la palla a terra. Sapevamo che oggi forse era ad adeguarsi un po' alla situazione degli avversari del campo, però secondo me poi è giusto che ognuno segua la propria strada. E loro hanno fatto una buonissima partita, aggressivi, hanno verticalizzato tantissimo. All'inizio ci hanno messo molto in difficoltà, soprattutto sulle verticalizzazioni. E poi, trovato il pareggio, pensavo che potesse andare in porto anche una vittoria, però ti ripeto, l'episodio poi del 2-1 loro ci ha un po' tagliato le gambe. Poi voi comunque venivate da una vittoria importantissima, è stata la vittoria all'esordio in eccellenza per chi come in questo gruppo è partito dalla prima categoria, è riuscito ad arrivare a fare questo doppio salto, ad arrivare nella prima categoria regionale. Come vivete questa avventura? Se questa sconfitta vi demoralizza un poco, non penso. No, e dobbiamo ripartire già da martedì. Comunque sappiamo, non conosciamo il campionato d'eccellenza perché siamo una neopromossa. Questo ci deve far capire oggi appunto che nessuno mai ce la regala, che è sempre difficile e che bisogna essere subito pronti e esperti per affrontare questo campionato difficile, che non sarà come quello dell'anno scorso e come quello della prima categoria sicuramente.
Abbiamo visto un attimo i risultati al termine, diciamo, della partita, si è livellata praticamente la situazione, perché chi ha perso nella prima giornata ha vinto nella seconda e chi ha vinto ha perso. Questo dà un po' l'idea di quanto può essere equilibrato questo campionato, che è stato giudicato da parte del vostro direttore sportivo una serie di mancata. Voi la prossima tornate in casa contro il Colleferro, abbiamo visto il vostro allenatore abbastanza contrariato alla fine di questa partita, c'è da ritrovare la calma per affrontare una partita, come hai detto tu, in un campionato che vi vede un poco come i nuovi arrivati praticamente. Sì, no, certo, c'è da seguire quello che stiamo facendo già da qualche anno ormai, che abbiamo fatto in preparazione, seguire insomma i nostri punti di forza e la ricerca del gioco, delle prestazioni. Adesso all'inizio contano i punti, ma soprattutto conta creare quei meccanismi, quell'identità che poi ti fanno arrivare fino in fondo e ti fanno salvare il prima possibile e cercare di fare bene fino in fondo, insomma. Eccoci qua con il match winner, due gol importantissimi, un doppio vantaggio che vi porta a 3 punti, prima vittoria stagionale. Come commenti questa partita? Allora, io sono molto contento per questi 2 gol. E non sono, cioè, non mi interessa a livello personale, ma anche, cioè, soprattutto per la squadra, perché questi 3 punti sono molto fondamentali per il nostro obiettivo, che è la prima cosa, la salvezza. Poi il resto è tutto divertimento per me. Ci puoi commentare un poco come avete vissuto in estate, voi che da dentro lo spogliatoio, l'addio ai tanti compagni e l'arrivo di tanti nuovi giocatori? Sì, è stato un po' difficile, però questi nuovi arrivi possiamo fare molto molto bene. Anche perché alcuni ve li ritroverete contro nel corso del campionato. Sì, anche questo, però è il calcio, è anche questo, è bello anche per questo, perché puoi sfidare anche quelli che avevi nel stesso spogliatoio anche la domenica successiva. Adesso dovete andare in trasferta contro il Palestrina, la trasferta sappiamo che è un po' il vostro tallone d'Achille, l'anno scorso avete conquistato praticamente, se non mi ricordo male, solo un punto fuori dalle mura, 4 punti. Sì, il capitano Sica viene in soccorso con un tottiniano gesto della mano. È un dato su cui dovete lavorare, sicuramente avete l'occasione di ripartire da questa bella vittoria per cercare di cambiare questo trend, vi servirà per mettere punti in cascina, per conquistare magari una salvezza non all'ultima giornata come l'anno scorso. Sì, infatti anche questo dobbiamo migliorare, perché siamo tutti ragazzi molto giovani e quindi l'esperienza viene un po' a mancare, però superiamo con altre cose, con la corsa, la volontà, e quindi speriamo di riuscire anche a fare qualche punto fuori casa per questa salvezza il più presto possibile. Tanta corsa, però ti abbiamo visto comunque lucido nella maggior parte del tempo in campo, tanti tocchi di prima, e sono un po' la tua specialità per chi ti guarda da un po'. E 2 gol diversissimi, il primo una conclusione di destro dopo un contropiede, il secondo un tuffo quasi da sotterra di testa. Quale dei due ti è piaciuto di più? È il secondo, perché non ci ho pensato, cioè appena arrivata, come la prendeva, prendeva basta che la palla andava in rete, quindi è piaciuto più il secondo. Adesso la squadra di Pernice cercherà di raddoppiare il proprio punteggio in classifica nella trasferta contro il Palestrina, una squadra che ha ottenuto solamente 1 punto nelle prime 2 partite di campionato. Andiamo oltre, perché c'è un'altra squadra che riscatta la prima sconfitta stagionale, è uscita sconfitta 1-0 contro la San Vito Empolitana. L'Itri di Parisella trova finalmente la vittoria nel 2-1 contro il Morolo, grazie alle reti di Emma e di Paola. Noi andiamo a vedere l'intervista proprio realizzata a Mister Parisella a cura degli amici di Sport Pontino. Alessandro Parisella al telefono con noi per parlare di questo match di riscatto che ha avuto la nuova Itri dopo la sconfitta di 7 giorni fa. È arrivata la vittoria in casa contro la Morolo, formazione imbottita di giocatori ex Gaete. Com'è andata questa gara, mister? Sotto l'aspetto del risultato è andata abbastanza bene, e la vittoria ci serviva per fare morale, per costruire il nostro campionato, per lavorare con una certa serenità. Nello stesso tempo abbiamo giocato con una formazione di tutto rispetto, quindi ci siamo un attimo confrontati con una formazione che sicuramente farà un buon campionato, quindi la squadra ha risposto alla grande. Dopo la prestazione negativa della domenica successiva, è normale che ci aspettavamo tutti quanti, società, staff tecnico, giocatori, una risposta in casa, e questa è avvenuta grazie alla volontà dei ragazzi di fare una partita all'altezza della situazione. Di prestazione comunque positiva, giustamente con un risultato che serve tanto per questo inizio di campionato, no?
Sì. Come ho detto prima, i risultati positivi fanno morale in questo momento perché le condizioni fisiche, l'amalgama di squadra si vanno cercando. Con i risultati positivi il lavoro penso che debba procedere più velocemente. Come hai visto nel complesso di Marolo con qualche giocatore che l'anno scorso giocava con Gaeta? Una squadra importante, una squadra costruita per ben figurare nel campionato di eccellenza, giocatori importanti in avanti come Gabini e Perotti, in difesa Cialisi, in porta Fiorini, quindi due centrocampisti che sono anni che fanno un'eccellenza come Petrino e Leccese, hanno giocatori 98 importanti, quindi una squadra che secondo me figurerà, farà una bella figura all'interno di questo campionato. Guardando un attimo il campionato, dopo 2 giornate, che cosa ti rendi conto? Come sarà questo campionato? Come ho detto all'inizio di stagione, sarà un campionato livellato, non sarà lo stesso campionato dell'anno scorso, perché ci sono molte squadre che secondo me si equivalgono, cioè che tutte le partite bisogna giocarle con una certa intensità, una certa accortezza, perché ci sono squadre costruite per ben figurare in questo campionato e quindi già dai risultati di ieri si vede che se non stiamo al 100% fuori casa si rischia sempre di fare brutta figura. Ma la società, se dovesse servire, è pronta per tornare sul mercato, oppure comunque si andrà avanti così. No, per il momento è così, solo se si avviene qualche entro mercoledì o giovedì, non mi ricordo quando si chiudono le liste, possa succedere qualcosa all'ultimo istante, però la squadra più o meno è questa qua. Domenica prossima si va fuori casa contro l'attuale capolista. Sì, no, giochiamo contro l'Arpena, c'ha 4 punti in classifica, quindi una squadra costruita per primeggiare in questo campionato e quindi sicuramente troveremo una squadra molto agguerrita. Attenderà la trasferta contro la Vis Artena, la squadra di Parisella, mentre l'unica squadra per tentare appunto, diciamo, l'inseguimento all'unica squadra a punteggio pieno del nostro campionato, il Città di Ciampino, che con 6 punti guarda dall'alto in basso tutte le squadre del resto della classifica. Andiamo oltre perché sta cominciando a vedere il via anche il campionato di promozione che vedrà il primo calcio d'inizio proprio in questo fine settimana. E infatti venerdì 18 settembre sarà la presentazione presso il centro Itaca Panorama del Formia Calcio. La prima stagionale, il Formia dovrà affrontare la trasferta contro il Boville. Cambiamo completamente sport, anzi non completamente, diciamo ridimensioniamo semplicemente il tiro, perché dal calcio a 11 passiamo al calcio a 5. Infatti c'è stata un'altra presentazione in settimana, quella della Vis Fondi. E noi andiamo a vedere proprio il servizio realizzato da Felice Pantanella con l'intervista all'allenatore Domenico Collu. Allora, eccoci con Domenico Collu, allenatore confermato dalla Vis Fondi. Sarà la prima intervista di questa stagione. La Vis Fondi è in preparazione da un po' di tempo. Sicuramente, insomma, quest'anno sarà dura per te, credo, per il roster che la società ti ha messo a disposizione, no? Quest'anno sarà dura come sicuramente era dura l'anno scorso, però preferisco più le difficoltà di quest'anno che non quelle dell'anno scorso, nel senso che sarà difficile gestire questi giocatori di qualità, però meglio questi problemi di abbondanza che non quelli dell'anno scorso dove dovevamo fare i salti mortali per portare 10-12 persone in panchina. Giocatori di qualità, ma ce ne sono alcuni che hanno l'esperienza per darti una mano, credo. Allora, io ho avuto modo già di conoscerli e di parlare con ogni singolo giocatore. La richiesta che ho fatto a questi ragazzi è quella che la loro esperienza e le loro qualità di giocatori di categoria superiore la devono mettere al servizio della squadra e non viceversa. Devono avere pazienza nei confronti dei compagni di squadra che magari non sono ancora pronti per delle giocate particolari come hanno loro. Però devo dire la verità, ho trovato tutti ragazzi disponibili, umili, che veramente si mettono a servizio della squadra e alcuni di loro mi danno anche una grossa mano durante le sedute di allenamento. Quindi credo che con l'arrivo di Capo Maggio la campagna apprezzamento è terminata, no? Sì, la campagna acquisti è terminata. Devo ringraziare la società che ha fatto degli sforzi incredibili per allestire questo tipo di squadra. Un ringraziamento particolare lo devo fare al presidente che, diciamo,
diciamo, mi ha rivoluto con insistenza alla guida della squadra. Il roster è rivoluzionato, però sicuramente diranno anche la loro i ragazzi che erano con me l'anno scorso, potranno essere protagonisti, anche perché io parto dal presupposto che anche loro possono crescere ulteriormente con questi compagni di squadra. Quindi mi stai dicendo che oltre ai nuovi acquisti, che numericamente sono 7-8, anche quelli dell'anno scorso resteranno a tua disposizione? Sono a disposizione, sì. Noi abbiamo riconfermato tutta la rosa dell'anno scorso, anche perché non esiste nel calcio la riconoscenza, ma sono stati premiati per il grande lavoro che hanno fatto l'anno scorso, ed è giusto che anche loro si mettano in gioco in un nuovo roster di qualità, ed è giustissimo. Non è per riconoscenza, ma perché l'hanno meritato sul campo e l'hanno meritato come comportamento, che è la cosa più importante secondo me in una squadra. Lo so, però il giocatore che hai dell'anno scorso devono sperare, esempio, che Teseo si faccia male per giocare. Non sono d'accordo. I giocatori in una squadra tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. È chiaro che ci sono giocatori di qualità e di esperienza superiore, però io sono convinto che durante tutta la stagione, tra il campionato, tra la Coppa, c'è bisogno di tutti, e tutti devono essere in grado di dare in mezzo al campo quello che danno gli altri. Numericamente io ho perso il conto, quanti giocatori hai a disposizione? Numericamente attualmente siamo veramente tanti durante la preparazione. Le prime due settimane sono stati svolti lavori solo di atletica, e numericamente diciamo ci siamo trovati un pochettino spiazzati perché erano veramente tanti. Sicuramente qualcuno non farà parte della squadra perché non possiamo lavorare con 23-24 persone. A mio avviso una rosa ideale sarà quella di 17-18 persone, compresi i portieri, tenendo presente che siamo 23-24 perché ci sono tanti portieri, è salito pure qualche portiere delle categorie juniores, perché noi abbiamo la fortuna di avere anche un preparatore atletico, un preparatore dei portieri che lavora con i ragazzi, pertanto abbiamo ritenuto opportuno che anche i portieri delle giovanili fossero presenti in prima squadra, ma diciamo che la rosa sarà completata da 17-18 giocatori. Parliamo del campionato, diramati gironi, tutto previsto, per anche se l'anno scorso, due anni fa, c'è stata questa alternanza fra C e D, ma siamo a un girone solito, Ciociaro Laziale. Come si prospetta secondo te questo campionato? Perché comunque le Pontini sono 7, quindi il pescaggio del Città del Minturno ha fatto piacere a tutti, quindi i chilometri si riducono, no? Sì, diciamo le trasferte diventano meno stressanti rispetto a quelle degli anni precedenti. Sono uscite dal nostro girone, secondo me, squadre veramente importanti come l'Aprilia, come le due Pomezia, che sicuramente avrebbero dato filo da torcere nel girone. Questo però non significa che questo è un girone semplice. Abbiamo le tre Ciociare che, per quanto mi riguarda, sono un'incognita, non sappiamo ancora quello che possono dare, quello che possono offrire. Ricordo delle Ciociare quando giocavo io, ma sicuramente non sono le stesse squadre. Almeno per quello che ho sentito, queste sono delle squadre che comunque fisicamente in campo sono messe bene. Poi adesso vediamo com'è il loro livello tecnico, ma è un'incognita. Tra le squadre, a mio avviso, che potranno dire la loro per la vittoria del campionato, metterei in primis il DLF Formia, che ha allestito una squadra che secondo me è la più completa e la più importante del nostro girone. Abbiamo, non dimentichiamo il Gaeta, è vero che ha perso due giocatori importanti, ma è una squadra che comunque è stata tantissimi anni nella categoria, sono tutti amici, io conosco bene tutti i giocatori della squadra e sono convinto che anche il Gaeta può dire la sua. Poi va bene, abbiamo il Real Podgora che si è rinforzato, lo Sporting Giovane Risorse che ha fatto una bella squadra. Quest'anno posso dire che ci siamo anche noi però, non possiamo nasconderci perché la rosa che ho a disposizione è di un certo livello, però tra il vincere un campionato e fare i nomi dei giocatori ce ne passa, secondo me nel campo ci vuole altro che non i nomi.
cioè nel campo bisogna lavorare, sacrifici e soprattutto umiltà. E queste sono le tre componenti che servono per far bene in un campionato. Giocheremo al palazzetto. Dobbiamo vedere un attimino quali sono gli orari, perché il palazzetto quest'anno è affollato e dovremmo vedere un attimino di volta in volta come giostrarci con gli orari. Senti, una domanda adesso, hai già menzionato alcune squadre del Sud Pontino, le altre presenti secondo te, a parte Città di Venturno che farà sicuramente un campionato per lanciare i giovani dello scorso anno, l'Andre 21, ma le altre formazioni credo che comunque diranno la loro, no? Allora, io ho detto che queste sono quelle che ho menzionato prima, sono delle squadre che hanno fatto degli acquisti importanti, ma questo non significa che le altre squadre siano da battistrado, saranno le cenerentole del campionato. Secondo me il girone sarà molto equilibrato. E soprattutto ho dimenticato di citare il Minturno, che ancora dobbiamo vedere cosa... Abbiamo poi le due o tre cinesi che comunque danno sempre fastidio. Cosa metterà in campo, perché questa secondo me sarà una sorpresa. Il Minturno è abituato a scendere in campo con giocatori di altissimo livello e sono convinto che anche quest'anno dirà la sua. Le terracinesi, abbiamo il Real Terracina che è salito dalla D alla C2, ma ha un allenatore di grande esperienza, un allenatore molto preparato e sono convinto che anche loro diranno qualcosa a questo campionato. Ripeto, sarà un campionato equilibrato, poi io la penso così, non bisogna vedere i nomi delle squadre, non bisogna vedere i nomi dei giocatori, sacrifici, umiltà e tanto tanto lavoro e poi vediamo sul campo cosa ne esce fuori. In ultimo c'è bisogno di menzionare, anche perché comunque fai parte della società che da molti anni adesso ha presente una squadra, oltre alla Virtus Fondi che è in Serie B, abbiamo una squadra femminile in Serie A, quindi questo è un vanto per il presidente, no? Vabbè, e la società. Questo diciamo è il fiore all'occhiello della società Virtus Fondi. Io sono 2 anni, questo è il secondo anno che sto all'interno della società, ma mi sono subito reso conto che comunque è una società ambiziosa, ma allo stesso tempo con i piedi per terra, che se fanno un passo lo fanno perché sono convinti di quello che possono fare. Ho avuto modo di vedere la squadra femminile, anche lì c'è un roster importante con sia un gruppo che lavora da tanto tempo insieme, più degli innesti di qualità. E penso che anche la femminile dirà la sua in un campionato nazionale, sono convintissimo. Passiamo al basket, Serie B, Girone C, dove lo Scauri ha affrontato l'ennesima amichevole precampionato contro un'altra squadra che dovrà affrontare proprio nel corso della stagione di Serie B. Lo scontro contro la Virtus Cassino ha visto uscire sconfitta la squadra di Scauri per 72-80, in una partita che ha comunque lasciato segnali positivi. L'esordio atteso il 27 settembre contro la Dynamic Venafro, stessa data di esordio ovviamente per il Fondi che dovrà affrontare il Palestrina. Rimaniamo sempre con la palla in mano, scusate il gioco di parole, perché dal basket, quindi dalla palla a spicchi, passiamo proprio alla palla a mano. C'è stata la presentazione di un'altra delle squadre del nostro territorio, il Gaeta Sporting Club, il 13 settembre, domenica 13 settembre, presenti alla presentazione Enrico Duratorre e Felice Pantanella, di cui andiamo a sentire subito le interviste. Allora, Franco De Tommaso, parte questa nuova avventura, una nuova squadra, un nuovo sponsor. Sì, sicuramente quest'anno partiamo, non so quando abbiamo smesso, quindi non è che ripartiamo, continuiamo la nostra avventura. Con la stagione nuova 2015-2016 dobbiamo archiviare un attimino i successi avuti quest'anno, dobbiamo un attimino dimenticarli, partire da zero e cercare di ricostruire una squadra giovane, in quanto dobbiamo mettere insieme una squadra che ha perso 3-4 elementi e li abbiamo sostituiti. Però nel sostituirli chiaramente ci vuole un adattamento, ci vuole del tempo. Speriamo nel breve tempo possibile di mettere sulla squadra tipo l'anno scorso. Sicuramente lo straniero è di una qualità superiore. Però qua abbiamo ancora qualche ruolo scoperto e stiamo cercando di tamponare con i giocatori che abbiamo. Cambiano i giocatori, cambia anche il modulo della squadra.
Ma sicuramente sì, avendo dei giocatori con un'altezza più elevata rispetto all'anno scorso, sicuramente l'allenatore, mentre l'anno scorso facevamo prettamente la difesa 3-2-1, quest'anno sicuramente farà una 5-1, una 6-0, perché sicuramente sfrutterà questa altezza che hanno i giocatori, mediamente 1,90-1,95, 2 metri. Questo penso che poi le cose tecniche le lascia loro, io osservo là di fuori. Quali sono le aspettative che il presidente ha da questa squadra? Ma guarda, noi per vincere abbiamo impiegato 4 anni, abbiamo fatto un discorso alla lunga. Quest'anno, per quanto riguarda la prima squadra, non possiamo dire facciamo questo, facciamo quell'altro. Ci possiamo pronunciare tra un mese, quando abbiamo testato bene questi ragazzi, quando loro hanno capito e hanno recepito dall'allenatore le metodologie di gioco. E invece per quanto riguarda il settore giovanile puntiamo sull'under 18 e pensiamo, non dico quest'anno ma l'anno prossimo, di ambire a un traguardo importante con il settore giovanile. Per Paolo Matarazzo, dirigente dello Sporting Club, parliamo del mercato. I nuovi acquisti possono secondo te sostituire le partenze? Siamo sullo stesso livello? Allora, diciamo che nel mese di giugno abbiamo avuto da lavorare, perché la squadra aveva terminato un ciclo vincente, quello dell'Under 20. Purtroppo per motivi di università e di scelte personali sono andati via 4 giocatori, diciamo soprattutto un paio che erano già pronti per giocare la Serie A. Li abbiamo dovuti sostituire con dei giovani promettenti, ma che hanno bisogno ancora di un po' di lavoro per riuscire a raggiungere quei livelli. Alcuni sono al primo anno di Serie A. Quello di buono che abbiamo è che abbiamo sostituito lo straniero dell'anno scorso, che era già un discreto straniero, con Milos, che siamo riusciti a pescare nel mercato serbo, e sono sicuro, posso affermare con sicurezza, che sarà il miglior straniero che c'è in Italia, uno dei migliori, diciamo il migliore degli ultimi 10 anni, che ha girato qui a Gaeta, e uno dei migliori che è arrivato in Italia negli ultimi anni. Abbiamo visto giocare in queste prime 2 partite, ci assicurerà dai 10 ai 15 gol a partita, quindi almeno su quello non abbiamo problemi. Il problema è che quando le altre squadre se ne accorgeranno inizieranno a marcare a uomo, e stiamo lavorando per cercare di allestire nuovi schemi per liberarlo e per dargli la possibilità di giocare lo stesso nonostante sia marcata uomo. Gli altri ragazzi sono giovani, uno viene aveva giocato in Serie A2 in Toscana, è un ragazzo albanese che è in Italia da quando aveva 3 anni, quindi gioca ad italiano. E un altro ragazzo è siciliano, è un pivot siciliano che però ha anche 2-3 anni di esperienza già in Serie A, sia con il Teramo che con il Palermo. E abbiamo inserito all'interno del roster due o tre ragazzi giovani gaetani che già facevano parte del roster dell'Under 20, che hanno dimostrato già nell'Under 20 di poter dire la loro, e quindi inizieranno a lavorare con la prima squadra per cercare di aiutare i più esperti a raggiungere i nostri traguardi. Il mister Onelli è abbastanza fiducioso su quello che può essere il campionato dello Sporting Club. Pierpaolo Matarazzo cosa ne pensa? Quali possono essere i traguardi a cui può aspirare questa squadra? Io non voglio sbilanciarmi, perché è una squadra che la stiamo all'esterno, cioè bisogna lavorarci sopra molto per avere dei risultati. Allora, a differenza degli altri anni, abbiamo un'ottima difesa, cioè noi negli ultimi anni avevamo sempre una squadra che prendeva più di 30 gol, e la palla a mano più di 30 gol sono tanti, e ne dovevi fare quindi altrettanti per vincere. Quest'anno abbiamo la possibilità di schierare in difesa 1, 2, 3, 4 ragazzi, 2 più alti di 1,95, lo straniero di 2 metri, il più alto di 1,95, altri 2 che sono più di 1,90, quindi abbiamo 4 elementi che superano tra il 1,90 e 2 metri, quindi possiamo dire di avere una difesa pesante. Abbiamo aggiunto probabilmente un centinaio di chili rispetto all'anno scorso. Se dovessimo riuscire a lavorare bene in difesa, e su quello che sta lavorando l'allenatore, avremo chiaramente maggiore facilità di andare in contropiede, e quindi questa è una squadra abbastanza veloce, perché sono ragazzi giovani e potremmo dire la nostra. Però bisogna lavorare tutto sulla difesa, perché tecnicamente abbiamo un'ottima difesa ma un attacco meno forte. Per quanto riguarda invece il settore giovanile, l'Under 20 con lo scudetto ha chiuso un ciclo o può continuare?
No, l'Under 20 ha chiuso un ciclo perché purtroppo erano tutti all'ultimo anno di Under 20, quindi sono usciti fuori età e quindi hanno anche lasciato la società perché diciamo alcuni per motivi di studio. Bettini è andato a studiare a Padova ingegneria gestionale, che qui non c'era, e Daniel Ricchiudi ha chiesto di poter fare un anno di esperienza all'estero, cioè all'estero, sopra al nord, nel girone nord, e Aragona pure non era il nostro, c'era stato prestato per un anno e quindi non è rimasto a Gaeta perché anche lui è andato in una squadra del nord. E avevano terminato il ciclo, ora quindi abbiamo una buona Under 16 che passerà a fare l'Under 18, quindi iniziamo a lavorare su questa squadra per avere tra un paio d'anni una squadra capace di poter lottare per l'Under 20 per dei buoni risultati. Quindi il ciclo Under 20 è terminato, si riparte con una squadra Under 16 che è salita di categoria, l'anno scorso era campione regionale, quindi quest'anno giocherà l'Under 18 e si ricomincia da capo. Salvatore Onelli, a parte questa nuova avventura, vi portate dietro il risultato dello scudetto campione d'Italia Under 20, come siamo messi per la nuova stagione? Sì, lo scudetto Under 20 ci ha portato tanto entusiasmo, chiaramente perdendo tre ragazzi di quella squadra, anche l'organico della prima squadra è cambiato un pochino, siamo la squadra che ha cambiato di più nel nostro girone, quindi abbiamo bisogno un attimino di più tempo rispetto agli altri di amalgamarci, anche se comunque siamo a buon punto, nonostante le sole due settimane di lavoro a completo. Posso ritenermi soddisfatto di questo inizio, diciamo. Come dicevi, è cambiata la rosa, sono andati via giocatori importanti, ne sono arrivati di nuovi. Come cambia il volto dello Sporting Club? Ma rispetto all'anno scorso solamente il portiere è rimasto al suo ruolo, perché per il resto ogni giocatore ha un ruolo diverso quest'anno, quindi capirete che soprattutto nella fase di attacco è un po' complicato gestire questa situazione, ma stiamo lavorando bene. Nella fase difensiva invece avendo giocatori, almeno 4 giocatori sopra il 1,90 m, di cui qualcuno quasi vicino ai 2 metri, chiaramente abbiamo aumentato altezza e peso e questo ci porterà dei vantaggi. Dobbiamo essere bravi a sfruttare questa cosa e insistere molto sulla difesa, perché è da lì che si possono vincere molte partite. Quali sono le aspettative e i programmi per il futuro? Beh, le aspettative sono quelle di fare un campionato migliore dell'anno scorso, una salvezza ancora più tranquilla e di toglierci molte soddisfazioni, perché proprio per il fatto che abbiamo una difesa diversa rispetto all'anno scorso non credo che ci saranno partite dove ci danno 10 gol di scarto. Quello sarà molto difficile, sarà un campionato equilibrato, saranno partite tirate sia in casa che fuori casa un po' tutte, e noi abbiamo forse ancora meno esperienza rispetto ad altre squadre, però molti ragazzi hanno fatto il loro percorso, quindi adesso comincia a essere il momento di metterlo a frutto. Il nuovo sponsor vi dà anche nuova linfa e nuovo entusiasmo? Ma sicuramente aiuta anche l'entusiasmo esterno, soprattutto parte economico, proprio l'entusiasmo di altre persone o di persone che ci danno una mano in più, perché abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno sempre di essere assistiti da tutti quanti, sostenuti, perché comunque giocare a Formia, anche se sapendo che tra un paio d'anni avremo il palazzetto, comunque avremo ancora un anno o due per giocare fuori, quindi abbiamo bisogno di essere seguiti anche dal pubblico. Proprio per questo faccio l'appello anche a tutti i tifosi gaetani, chiedo di fare uno sforzo in più, soprattutto all'inizio del campionato, di seguirci, starci vicini, perché lo scorso anno abbiamo visto quello che siamo riusciti a fare a Conversano. Dai campi da gioco ai tavoli da gioco, perché stiamo per parlare di qualcosa di cui non parliamo molto spesso, parliamo infatti di scacchi, il cervellotico sport o gioco appunto da tavolo. Noi abbiamo fatto un'intervista ad Alex Melchiot, il responsabile della squadra che dovrà affrontare il campionato di Serie C nazionale. Andiamo a sentire subito l'intervista realizzata per la regia di Giuseppe Capuano da Davide Guzzardi. Siamo qui con Alex, ti abbiamo appena portato via dai tavoli da gioco, letteralmente rubato dai tavoli da gioco. Sei responsabile della sezione scacchi, degli scacchi. Da quanto tempo nasce, da quanto tempo c'è questa associazione che si occupa di questa disciplina abbastanza di nicchia? Allora, il circolo di scacchi nel sud pontino nasce veramente molti anni fa grazie a degli amici, con un movimento diciamo dal 2012, un gruppo di amici che si incontravano, giocavamo, analizzavamo, cercavamo di mettere il gioco diciamo nel territorio che non c'era.
Grazie al circolo 4D siamo riusciti a trovare il nostro posto anche con gli scacchi, come hai detto tu, uno sport un pochino di nicchia, per non dire minore. E niente, da quest'anno, quindi dal gennaio 2015, abbiamo iniziato con questo progetto, col campionato a squadre innanzitutto, di scacchi a livello nazionale. Abbiamo conseguito in pochi mesi una promozione già subito in Serie C. Quest'anno ci troveremo a combattere per ripeterci, quindi provare ad andare in Serie B, cosa che nel territorio non era mai successa. E niente, per il momento possiamo vantare solamente 15 soci, però che si fanno sentire, siamo ben presenti, ben partecipi. Come funziona ad esempio un campionato? Nel senso, si partecipa immagino a squadre e ci sono dei confronti diretti tra i componenti dei vari circoli? Il campionato di promozione che abbiamo disputato era praticamente un torneo a squadre, praticamente eravamo 30 squadre, di cui solamente le prime 6 passavano alla serie successiva, alla serie superiore insomma. Noi ci siamo qualificati secondi e pertanto per diritto siamo passati in Serie C. Quest'anno le cose cambieranno in Serie C perché cambierà il metodo. Ci troveremo sempre sarà un 4 contro 4, diciamo, un testa a testa dove ci affronteremo in 1 contro 1, ma su 4 scacchiere. Quindi diciamo ogni circolo presenterà i 4 propri migliori, diciamo così, contro i 4 migliori dell'altro circolo. Sarà un torneo, funziona un po' diciamo come il calcio, è un campionato. Quindi diciamo ci saranno degli incontri che si svolgeranno su 5 turni. E solamente il primo classificato questa volta, anziché i primi 6, come nella promozione, quindi è stato un pochino più semplice, potrà andare in Serie B. Quindi è un grosso impegno, però cercheremo ovviamente di fare del nostro meglio, quantomeno di dare qualità, che è la nostra prima opzione, diciamo così. Anche per oggi abbiamo concluso, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi rimandiamo alla prossima settimana con una nuova puntata di Overtime.